L'idea del presidio antifascista oggi ad Avellino è nata dalla scritta provocatoria che hanno scritto i militanti di Casa Pound sopra i dissuasori: chiudete le frontiere, non chiudete le strade. Non siamo d'accordo con tale scritta e quindi abbiamo deciso, con tutte le realtà che si rispecchiano nella Costituzione, di scendere in piazza e di andare a dire come la pensiamo, andare a ricoprire le scritte di Casa Pound con dei fiori e con dei simboli di pace, perché pensiamo che una città inquinata da queste parole di odio e di violenza non sia una città adatta a noi, non sia una città adatta per l'appunto a oggi. Allora, innanzitutto la presenza di Libero a cui stamattina non poteva assolutamente mancare e volendo un attimo spenderci due parole importanti su questa giornata, su questa mattinata, noi insomma riteniamo che il riconoscimento dell'altro sia un passo fondamentale per l'attribuzione dei diritti. Per quanto insomma il dibattito sul fascismo, diciamo, sull'attualità del fascismo sia complesso oggi, in realtà noi vediamo, assistiamo in città da un bel po' di tempo a questa parte a tutta una serie di eventi che a partire insomma dai migranti si spostano agli ultimi e che quindi insomma li vedono coinvolti in atti vandalici e quindi in azioni di misconoscimento del loro essere uomini. E noi questa mattina qui rivendichiamo insomma, la nostra presenza per, diciamo, riconoscere gli ultimi all'interno della, insomma, di questa categoria. Noi ci mettiamo i migranti, ci mettiamo i poveri, ci mettiamo tutte quelle persone che possiamo definire ai margini, perché rispetto a loro la nostra azione deve essere un'azione di responsabilità e di doverosità. Noi non possiamo escluderli dalla società. E questo perché? Perché ogni qualvolta, diciamo, il gap tra me e l'altro aumenta, aumentano gli spazi per le infiltrazioni mafiose, perché laddove appunto i diritti non vengono riconosciuti, entra insomma quel sottosistema di mafiosità che appunto alimenta la cultura mafiosa. Quindi antifascismo e diciamo, e antimafia sono, diciamo, due sinonimi, se lo vogliamo dire, e oggi più che mai, perché sono state spese parole importanti per i 70 anni della Costituzione e la nostra Costituzione rappresenta il primo testo antimafioso e quindi rispettarlo, comportarsi secondo i valori espressi all'interno della nostra Carta Costituzionale significa fare antifascismo e dire allo stesso modo siamo antimafiosi.